25,6 milioni di euro, compresi i costi degli espropri, per poco più di 3 km. E questa è la cifra del conto finale per la nuova tangenziale di San Cesario sul Panaro, inaugurata oggi. 8 milioni a chilometro, che sono stati oggetto di dure critiche dell'opposizione di centrodestra a San Cesario, dai consiglieri Mirko Zanoglia e Ludovica Boni. Le risorse sono state messe a disposizione della provincia, della società Autostrade per l'Italia, che si era incaricata anche del progetto nell'ambito delle opere complementari connesse con la realizzazione della quarta corsia dell'Autosole, affidando poi la provincia alla direzione dei lavori dell'infrastruttura. La nuova tangenziale si sviluppa per 3 km in territorio pianeggiante nel margine est dell'abitato di San Cesario sul Panaro e vede la realizzazione di un asse principale di 3 intersezioni a rotatoria situate in corrispondenza dei punti iniziale e finale del tracciato e del punto di intersezione con la viabilità preesistente, oltre ad un cavalcavia di 52 metri sull'autostrada 1. Un'opera impegnativa nella realizzazione in loco, il ponte è stato infatti realizzato a fianco dell'autostrada, pochi metri dal punto in cui sarebbe stato poi posizionato. Al termine della realizzazione è stato sollevato da mezzi appositamente dimensionati da ditte specializzate e posizionato sopra l'autostrada. Con le immagini fornite dalla provincia in time lapse vediamo le fasi principali della lavorazione.